La mia prima bicicletta penso sia arrivata intorno ai 4-5 anni, era rossa. L'associo alle ginocchia sempre sbucciate, come tutti quelli della mia generazione. A un certo punto ho deciso che sarei andato a Gerusalemme a vedere la tomba vuota. Io ho sempre fatto pellegrinaggi a piedi, ma erano 4.000 chilometri, impossibile, avevo solo un mese di tempo. La scelta della bicicletta è stata così, un po' casuale. Poi è diventata in realtà molto importante perché la bici permette di stare a contatto con la gente, con la terra, di respirare la vita e l'aria di un popolo, di paesi che attraversi, quasi come a piedi, anzi in un certo senso incuriosisce di più gli altri e quindi crea molte più relazioni. E a un certo punto ad Aleppo mi sono dovuto fermare, sono stato ricoverato in ospedale, ho dovuto accettare che altri mi curassero senza capire quello che dicevano, quello che facevano. L'esperienza della debolezza a volte è molto più importante di quella della forza, dell'energia. La bici è bella perché è un'esperienza di energia. Quando trovi una salita e devi divorarla, devi tirar fuori tutta l'energia che hai nelle gambe. La fede è un cammino che invece inciampa continuamente, perché continuamente incontriamo il dubbio, continuamente è messa alla prova. Mi piace pensare che la bici sappia dare quel tono di sfida alla fede, di sfida molto forte, molto audace. Io credo che per i giovani lo sport oggi sia importantissimo, perché è ancora uno spazio di sogni e di proiezioni nel futuro. Dobbiamo però, come dire, educare i loro sogni, sognare a vincere, certamente, ma non a vincere da soli, non a vincere barando, a vincere nel senso di crescere, di migliorarsi e soprattutto a far pace con il limite. In questo senso le Paralimpiadi ci stanno regalando sogni molto belli di giovani che vivono il limite superandolo nello stesso momento in cui lo accettano.